Promossa a pieni voti anche dalla Corte dei Conti per il contesto denso di prospettive in positivo fermento, oltre che per il bilancio dei conti, l'Università d'Annunzio torna a celebrare in presenza l'inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022. Per il rettore Sergio Caputi si tratta di un giorno di festa e di un ritorno alla normalità dopo l'interruzione forzata dovuta al Covid. Per noi è veramente un giorno di festa per diversi motivi. Perché si ritorna un po' alla normalità? Perché possiamo fare l'inaugurazione dell'anno accademico che l'anno scorso non abbiamo potuto fare per ovvi motivi. Noi siamo molto attenti affinché non si ricada in quello che è capitato l'anno scorso, ovviamente. E poi abbiamo avuto la relazione della Corte dei Conti che ci ha promosso a pieni voti perché abbiamo portato un utile importante nel 2020 e ha esaltato quelle che sono le nostre attività, quello che noi stiamo facendo. Sono particolarmente onorato di dare un premio a un abruzzese di spicco. È un abruzzese che si è distinto, parlo del generale Giovanni Caravelli, che veramente è stato un abruzzese che ha fatto qualcosa di molto bello nel nostro paese e soprattutto fuori. Direttore dell'AISE, l'Agenzia di Informazione e Sicurezza Esterna, e originario di Frisa, è dunque il generale di Corpo d'Armata Giovanni Caravelli a ritirare il prestigioso Ordine della Minerva, assegnato negli anni dall'Università d'Annunzio alle personalità che abbiano contribuito al progresso della scienza, della cultura e dell'economia. E quindi con profonda commozione che ricevo questo tributo, che vanta una storia di oltre 30 anni e che prima di me è stato conferito a illustri personalità che si sono distinte nella religione, nella scienza, nella cultura e nella società civile. Nel corso dei miei 42 anni di carriera militare mi sono prevalentemente occupato di tattiche militari, analisi, strategia, assolvendo incarichi operativi in aree di crisi come Balcani, Iraq, Afghanistan. 4 mesi dopo l'11 settembre, un momento veramente difficile per la comunità internazionale, in cui sembrava che il terrorismo internazionale, adesso è molto lontano, ma chi ricorda quel periodo, sembrava che il terrorismo internazionale dovesse prevalere. Mi rivolgo adesso ai discenti. Sono questi gli anni della formazione, della visione, della vostra collocazione nella realtà del paese e appunto quello che poi alla fine voi sarete il più importante investimento dell'Italia per il suo futuro. Quindi è importante sfruttare appieno e con responsabilità questo tempo di studio e di formazione perché si sta costruendo il capitale per la vita.